Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione di Piave TV che si occupa della salute ma anche della sanità in loco. Abbiamo ospite, come abbiamo già avuto, il dottor Francesco Di Pede, che ha in mano tutta la situazione cardiologica della nostra US e che oggi ci parlerà dell'infarto in modo particolare, cause e come si può prevenire l'infarto. Grazie, buongiorno a tutti. Per me è dopo un piacere essere qui con voi a parlare di questo argomento specifico che è estremamente importante perché di fatto nell'ambito delle malattie cardiache si cura un po' tutto, però di infarto si può morire. Oppure si può anche sopravvivere ma con un cuore talmente danneggiato da impedirci di condurre una vita normale. Per cui è molto importante sapere cosa provoca l'infarto, come possiamo prevenirlo e nella malaugurata situazione in cui siamo colpiti un infarto, cosa dobbiamo fare per ridurre al minimo il danno che possiamo subire da questa malattia. Diciamo che le cause dell'infarto sono molteplici, esiste una serie di fattori che vengono chiamati fattori di rischio, i quali messi insieme e lavorando nel lungo periodo possono portare all'incrostazione delle coronarie, le quali coronarie poi improvvisamente si possono occludere e l'improvvisa mancanza di sangue a una porzione del muscolo cardiaco fa sì che questa porzione di muscolo muore. Se la porzione di muscolo è piccola si sopravvive bene, se la porzione di muscolo è grande si può morire subito, entro pochi giorni, e anche se poi si vive malamente perché il cuore è il nostro motore e non è in grado di fornire il sangue necessario a tutto l'organismo. Bene, facendo un passo indietro, le cause abbiamo detto molteplici, sappiamo che ci sono cause genetiche, sappiamo che ci sono alcune famiglie che purtroppo sono colpite più spesso da altri dall'infarto perché hanno un patrimonio genetico in qualche modo alterato, poi c'è il diabete che è estremamente importante, forse uno dei più importanti fattori di rischio per l'infarto, poi abbiamo l'ipertensione arteriosa, pressione alta, il colesterolo elevato. E dico come ultimo, ma non ultimo, perché è quello su cui forse noi possiamo agire di più, che è il fumo. Il fumo di sigaretta è veramente una devastazione. E quando il fumo di sigaretta si sovrappone ad altre condizioni come il diabete o l'ipertensione arteriosa, è quasi sicuro che una persona prima o poi vada incontro a questa malattia devastante. Per cui sostanzialmente prevenire l'infarto significa prevenire tutti questi fattori di rischio. Se uno purtroppo è iperteso e non è colpa sua perché gli capita, deve curare l'ipertensione, se è diabetico deve curare perfettamente il diabete. Il fumo deve assolutamente abolirlo. Quindi tutti gli stili di vita. Tutti gli stili di vita, quindi bisogna correggere gli stili di vita, fare attività fisica, perché l'attività fisica ha un ruolo fondamentale nella prevenzione dell'aterosclerosi e quindi dell'infarto miocardico. Detto questo, facendo tutto ciò noi possiamo prevenirlo. Non è efficace in tutti, perché ovviamente ci sono dei casi particolari in cui purtroppo si soffre ugualmente di infarto, per cui oltre a sapere come prevenirlo, bisogna anche sapere cosa fare quando veniamo colpiti. Cosa fare? Primo, dobbiamo riconoscere, dobbiamo capire quando abbiamo un infarto e quando l'abbiamo capito, quello che dobbiamo fare. Diciamo che capirlo non è facilissimo, perché di fatto si può manifestare in vari modi. Quindi parlare di tutte le modalità con cui si può presentare un infarto, diciamo che non è estremamente utile, perché è talmente complessa la situazione che genera confusione. Io posso dire solo, e non lo dico io, ma le dicono i più grandi esperti mondiali, quando viene un dolore forte dalla cintola fino alla mandibola, quindi un territorio piuttosto ampio, inusuale, la cosa fondamentale è questo, una cosa che lui non ha mai avuto e che dura più di 10 minuti, bisogna chiamare l'118, il 118, perché il 118, quando un paziente riferisce un sintomo di questa natura, manda a casa del paziente o in piazza o dovunque esso si trovi un'ambulanza attrezzata con un elettrocardiografo, gli infermieri eseguono sul terreno, anche per strada se serve, l'elettrocardiogramma. Questo elettrocardiogramma viene inviato nella cardiologia di San Donà di Piave, dove c'è sempre un cardiologo che legge l'elettrocardiogramma e se c'è un infarto ha le disposizioni giuste, dice quello che bisogna fare. E cosa bisogna fare? Oggi come oggi la terapia più efficace per l'infarto è la disostruzione dell'arteria occlusa con l'angioplastica, quindi con l'introduzione
nella coronaria dei sondini del diametro di un paio di millimetri, i quali sono in grado di aspirare il trombo che ha provocato l'infarto e quindi di ripristinare il flusso di sangue. Ebbene, io posso dirvi che di infarto 30 anni fa si moriva nel 40% dei casi. 10 anni fa, 15, si moriva nel 15% dei casi. Adesso, se una persona arriva in emodinamica, il luogo dove si fa l'intervento, entro 2 ore dall'insorgenza dei sintomi, e questo è importante, quindi la precocità, la capacità di capire che stiamo per avere un infarto e l'organizzazione che manda immediatamente l'ambulanza e quindi consente di arrivare in tempi rapidissimi in cardiologia, bene, se vengono rispettati questi tempi la mortalità è 2%. Quindi rendetevi conto che ormai, se si è abbastanza precoci, con la tecnologia, con gli investimenti che ha fatto l'azienda, voglio ricordare che in questo ambito l'azienda ha speso milioni di euro per dare attrezzare le sale operatorie, per comprare le ambulanze, per comprare gli elettrocardiografi e per acquisire personale competente per gestire tutto quanto. Bene, ringraziamo il dottor Di Pede e la prossima, fra 2 settimane, si parlerà di un'altra patologia particolare che tratta, che è la fibrillazione atriale. Ci vediamo fra 1 settimana.